Allora, la storia si ripete. Io è la seconda volta che vivo questa esperienza. Sono già stata assunta tanti anni fa da un'azienda call center e ho perso il mio posto di lavoro dopo essere stata assunta con un contratto a tempo indeterminato. È da qualche anno che lavoro qui, non pensavo che di dover rivivere di nuovo questa tragedia. Tutto è partito da una commessa, Engie, che decide di spostare il lavoro da questa sede ad un'altra sede di Call & Call che si trova a Casarano. E diciamo che però le voci di corridoio sono tante, qualcuno dice che l'azienda è in crisi, qualcuno dice che prossimamente non sarà in grado di pagare regolarmente gli stipendi. E per il momento stiamo lottando, siamo qui a scioperare, stiamo lottando per cercare di salvare questi 129 posti di lavoro. Io ovviamente non do la responsabilità pienamente a questa azienda. Il problema è che il governo non ci tutela. Il problema è che qui il governo viene a fare sfilate, a fare delle passerelle soltanto per darci lezioni sulla legalità, ma non hanno ancora capito che la legalità si può sconfiggere, quella criminalità si può sconfiggere soltanto con il lavoro che può darci la libertà di vivere in maniera onesta. Purtroppo il governo non ci sta aiutando, non sta aiutando i lavoratori che lavorano per queste aziende call center. La legge sulle clausole sociali non basta più, perché come vedete le aziende call center riescono sempre a raggirarle. Non deve più succedere che aziende come Call & Call, come in passato anche Jerry Group, vengano in Calabria, utilizzino dei fondi pubblici, vengano soltanto a prendere e quando non hanno più da prendere se ne vanno e lasciano la gente in mezzo alla strada. E qui la situazione è veramente critica, non è possibile che a Locri 129 persone, quindi 129 famiglie, possano rimanere senza lavoro. Speriamo che oggi al Ministero dello Sviluppo e del Lavoro ci diano delle risposte più positive. In questo momento c'è un incontro con le sigle sindacali, i nostri SRU, e attendiamo appunto notizie. Quali passi intendete fare nell'eventualità ci dovessero essere degli svolti negativi? Allora, loro ci hanno già annunciato che le lettere di licenziamento sono già pronte e che giorno 18 le consegneranno ai lavoratori. Ovviamente noi non rimarremo fermi, impugneremo tutti questi licenziamenti, faremo ancora degli scioperi, creeremo stati di agitazione e lotteremo fino a quando non riusciremo a risolvere il problema e a salvare anche un solo posto di lavoro. Ma infatti chiedevo il perché rinviare a venerdì, perché solamente una lenta agonia per chi sa chi è coinvolto, almeno a questo punto si sapeva da oggi, amen. Sì, la soluzione non credo che ci sarà nel breve periodo. Ma se non c'è oggi non ci sarà venerdì, non ci sarà sabato né domenica. Allora, personalmente Filippo, ritengo che tutti gli attori coinvolti, no, in questo percorso hanno dato il massimo, hanno fatto quello che era nelle loro possibilità per cercare di dare una mano. Non si capisce ancora oggi il perché questa commessa debba andare via da Locri per andare a Casarano, perché ancora nessuno riesce a darci una spiegazione su questa cosa. È quello che tutti vorremmo capire, ok? Che non si capisce qual è la logica nel mondo dei call center, dove si lavora in India, in Albania, in Argentina, in Africa, dappertutto, non si capisce perché una commessa che dava lavoro a 129 persone dalla sera alla mattina venga spostata su un altro territorio, dove si licenzierà a Locri per assumere a Casarano. E questo è il dramma che non si riesce, che non riusciamo a sopportare, perché se ci fosse stato il fallimento dell'azienda, quindi la chiusura dell'azienda, forse l'avremmo accettato, che non c'erano più le condizioni, non si riesce a capire questa cosa. Quindi, purtroppo, siccome sono stati chiari, e su questo non si torna indietro quello che ci dicono, bisognerà trovare una nuova commessa. Non c'era la Regione Calabria per ovvi motivi, pur ringraziando il Presidente Oliverio, Servino e tutti quanti che sono impegnati. Non ce l'ha il Ministero, perché non penso che il Ministero possa gestire commesse da dare ad aziende private. Purtroppo siamo davanti ad un muro e non c'è soluzione. Quindi o domani mattina esce fuori un imprenditore che tira fuori una commessa e la mette a disposizione di Call & Call, o c'è quella proposta messa in piedi un dialogo con Enel che potrebbe aumentare i volumi, ma fino ad oggi è un impegno, una parola, ma non si fa dalla sera alla mattina, lo sappiamo tutti. Purtroppo quello che dicevamo prima, c'è il rischio che fra il giorno 18, fra qualche giorno, ci possono essere
quei maledetti licenziamenti che apriranno una guerra fra disperati, soprattutto in un territorio difficile come Lodi, dove tutti vengono a fare passerella, a dare disponibilità, a dire che siamo la terra prediletta, a trovare soluzioni in nome di questo e in nome di quello. Siamo poveri e pazzi su questo territorio, questa è la verità. Ci tolgono il lavoro, ci chiudono l'ospedale, ci chiudono le scuole e tutti rimangono indifferenti, attenzione, questa è la verità di questo territorio, stiamo morendo nell'indifferenza totale, solamente saluti e pacche sulle spalle, soluzioni non ci danno per nessuna cosa e soprattutto davanti a un dramma di 130 persone che da domani mattina fra 10 giorni rimarranno senza un lavoro. Un lavoro onesto e dignitoso, è sempre detto, in un territorio dove comanda l'andrangheta l'unica soluzione è il lavoro e il lavoro viene tolto una volta che è stato portato e purtroppo non si riesce a trovare una soluzione, tante belle cose ma purtroppo tante drammi sociali, questa è la verità. Thank you.
si sente. L'azienda tempo per procedere di licenziamento. C'è un impegno del ministro per trovare una commessa. Nel caso, loro spero, entro venerdì, di dare una risposta e al caso ci sarà una commessa. C'è l'impegno del Ministero del Sviluppo Economico a trovare una soluzione, una commessa per evitare il licenziamento. L'azienda ha risposto che loro non possono non fare i licenziamenti in mancanza di una commessa, perché non possono pagare i stipendi. Era una cosa corretta, c'è sempre la proposta del Cine Calabria per quanto riguarda la formazione, ma una cosa che noi, che per quanto ben venga apprezzabile l'impegno del Presidente, del governo e tutti, dove non risolve al momento quello che risolve, non risolve il problema. Ora vediamo il MISE cosa riesce a fare da qui a venerdì e cercando tutti di aspettare in modo paziente che possa sbloccarsi la situazione. Già il fatto stesso che a distanza di pochi minuti, ci siamo riconvocati per cercare un confronto aperto con l'azienda per trovare delle soluzioni, è già un segnale importante e positivo che non dico ci vabbia sperare, comunque tenere un omicino acceso, insomma, che possa veramente risolversi la cosa. Auspichiamo in modo positivo, cioè non quello che stiamo cercando di fare. E da qui sta a voi la decisione, mantenere un presidio fino a venerdì, perché è un problema serio, non si può mollare, in modo garbato, nel rispetto delle istituzioni, del tribunale, delle forze dell'ordine. Occupazione fino a quando non c'è la soluzione. È tutto, mantenere non ha senso, andiamo a mantenere un presidio. Questa sera con i lavoratori di Call & Call, del call center di Locri, siamo seriamente preoccupati perché dall'incontro che c'è stato oggi a Roma, purtroppo questo incontro non ha dato quelle risposte utili e necessarie per rasserenare gli animi dei lavoratori, perché rispetto al ritiro dei licenziamenti e rispetto alla commessa che doveva restare sull'Ocri, perché questa è la richiesta che facevamo, oggi non si è concluso, diciamo, nulla, ma c'è l'impegno di un rinvio e di un nuovo incontro che si dovrà tenere entro il 15 di questo mese sempre a Roma, sperando che l'impegno dell'incontro del 15 poi si realizzi con un impegno concreto da parte del Ministero a trovare delle soluzioni per i lavoratori del call center di Locri, e non solo con questa commessa ma anche con altro lavoro che deve essere trasferito su Locri, e non far perdere questi posti di lavoro che sono 130 e per noi sono importantissimi, e non ci possiamo consentire il lusso in questo momento di perdere neppure uno. Quindi siamo qui ora, decideremo con i lavoratori come proseguire anche l'iniziativa intrapresa oggi e capire come andare avanti fin quando non avremo quelle risposte necessarie e utili ai problemi e alla vertenza. Un attimo, no, non c'è bisogno. Un attimo solo di silenzio. Per quanto riguarda il presidio, lo facciamo H24, ok? Quindi ci sarà chi farà il turno della notte e poi ci sono tutti gli altri turni nel corso della giornata. In base al vostro orario lavorativo dite il turno praticamente che potete fare, ok? Solo per stasera mi servono prima quelli che danno la disponibilità 8 mezzanotte e poi quelli della notte, che il turno è unico ed è mezzanotte 6. Ok?